E rieccoci qui su Gears of War 5. Dunque, l'episodio scorso abbiamo aiutato l'accampamento di Oscar a liberarsi delle locuste, del loro attacco improvviso, anche se poi ci ha lasciato la penne, cioè la vita Oscar, che è morto. E anche lì dico, boh, cioè l'hanno salvato, diciamo, Interruttore. un attimo. Alla fine del 4, come filmato bonus, come filmato extra, diciamo, alla fine del gioco, e poi me lo fai morire così. Pensavo, diciamo, ricoprisse un ruolo importante in questo Gears 5, invece, cioè sì, era il capo di questo villaggio di, diciamo, arenati, anche se forse non erano al 100%, però comunque. Ehi, hey Kate, sai dov'è la Coloro, luce? la sto cercando, tanto che parlo, coloro che andavano con, volevano far parte del COG in sostanza, anche se adesso pare che le locuste siano tornate in massa, quindi noi dovevamo convincerli a unirsi a noi. Ah, qui non so se si, vabbè, dobbiamo andare su. No, l'interruttore l'ho visto lì, infatti, però su magari c'è qualcos'altro. Ok. Poi però alla fine, vabbè, quando abbiamo risolto la situazione, è intervenuto JD, figlio di Marcus, che non mi è piaciuto tanto, devo dire. Cioè, nel senso, poi mi è venuto in mente che la ferita che ha al braccio, la cicatrice, forse anche il fatto che è diventato pelato, sono dovuti al fatto che ha cercato di salvare la nipote di Carmine, quindi il martello l'ha ustionato per bene, quindi miracolo che è vivo. Cioè, ringrazia che si è ustionato. Lo sapevo. Lo guidi? Più o meno. Andiamo a sciare? Non so. Eccoci. Ah. Marcus ha appena dato a Jack le coordinate di una struttura a nord. Nuova Speranza. Nuova Speranza. Bel Si nome. spera. Bene, dovremmo andare. C'è un bel pezzo da qui. Vabbè, ma parti con lo skiff. Ah, nuovo mezzo. Vabbè, non mi è piaciuto perché alla fine è diventato, si può dire, un soldato Ehi, in Del. tutto e Ehi, per cosa? tutto. Ti ringrazio. Niente. Cioè, nel 4, cioè, è stata una cosa normale, se vogliamo. Anche se preferisco. Vado, bello. Figata. Della, sono passate ore. Dimmi che siamo vicini. Oh, Secondo aspetta, le scusa. coordinate di Marcus, Nuova Speranza è in una valle più avanti. Quindi manca poco. Figata, sto pezzo nella neve così. Tirare. Ah. Cioè sì, Marcus è sempre Marcus, cioè sempre, si può dire, il mio preferito, come penso lo è di tutti. Però suo figlio, vabbè, nel 4, cioè ci stava, come carattere, eccetera, così. Però adesso, da quello che abbiamo visto l'episodio È un scorso, po' che non dici una parola. Come stai? temo. Beh, la buona notizia è che sto iniziando a prenderci la mano. Ed è stata una bella distrazione. Temo. Ascolta, Sì. mi passerà. È che non riesco a credere che lo zio non ci sia più. Sì, lo so. Temo diventi un soldato, ecco, in tutto e per tutto, ecco, cosa che alla Ti fine, ringrazio per avermi Marcus, chiesto come sì. sto, comunque. Io ringrazio te perché guidi. È faticoso come sembra? Parecchio! Ma non mi sembra di averlo. Cioè, anche Marcus ovviamente è un soldato del, sempre stato un soldato del COG, ma se c'era da infrangere gli ordini per salvare qualcuno, era il primo. No. Invece adesso suo figlio è l'opposto, praticamente sembra essere diventato, Ehi, cioè, mi boh. dispiace per come JD ti ha trattata al Ha villaggio. trattato pure male. Esco. Del. Sei l'ultima persona che deve chiedere scusa per lui. Ferma, Cioè, l'ha trattata malissimo, appena perso lo c'è un zio. cancello più avanti! E a quanto pare questo muro è abbastanza recente. Sicuramente nuova COG. Ah, scendo. Sì, devo tenere premuto. Su, guardiamoci intorno e capiamo come si apre questa cosa. Hai messo il Ascolta, freno? Sì. JD ti ha nascosto un segreto importante. Quindi io come sarei diverso da lui? Tu ci hai rivelato il tuo segreto, lui no. Sì.
Scusa, quale segreto? Io non so niente. Scusa. Cioè che siamo connessi a Locusta in qualche maniera? Cioè non lo so. Non mi sembra che me l'abbiate detto. Sì, perché vabbè, Kate ha questi mal di testa, barra visioni, che le fanno vedere cose. Comunque si connette alle locuste, abbiamo visto. Ma secondo me è dovuto dalla madre. Ha un qualcosa di speciale. E la madre, sempre secondo me, è ancora viva. E lei non l'ha uccisa. Anche perché ho visto la copertina del gioco. La speranza, quella. No, le coordinate di Marcus sono a nord-est. Anche se troppo lontano. Basta solo sbloccare lo schifo. Sai cosa mi fa arrabbiare più di tutto? Vedere JD che fa l'amicone con Fase. Cioè, ma da quando? Da quando, infatti. Jin mi ha mandato in missione insieme per mesi. Che ti aspettavi? Sì, ma era uno stronzo, quello con gli occhiali. Cioè... Oh. Ah, qua c'è una piastrina. No, non proprio qui, magari. Aspetta. Enforcer Lelique, no, ma questo non lo voglio. Sto bene così. Cioè, questo cambiamento. Vabbè, che sono passati 4 mesi. Però, cioè, non era così JD prima. Non mi sta piacendo la cosa, francamente. Cioè, per quello sono contento di essere Kate. Almeno, personale. Un bel personaggio. Mi sembra un bel personaggio lei. Poi io la pastina non l'ho vista. Voglio dire, passato lì, ma non mi sembra. No, qua a parte l'arma, non è sotto, no? Io non la vedo. Vabbè, adesso non voglio diventare matto per una piastrina, Tanto i collezionabili in Gears sono proprio l'ultima cosa. Non è che mi interessino così tanto. Vabbè, andiamo avanti di qua. Sì, abbiamo questa connessione, questa abilità. E sì, stavo dicendo, no, la teoria che ho espresso alla fine del quarto l'ho espressa prima di vedere la copertina del quinto. Però adesso che ho iniziato il quinto, la copertina l'ho dovuto vederla. Nel senso, per cercarne una per questa serie. E c'è una in copertina che sembra la regina. Ah, armeria, direi che possiamo servirci. E quindi ne abbiamo avuto, mi sa, la conferma. Che è ancora viva. Secondo me sì. Ed è la mamma di Kate. Aspetta però. Capiamo come aprire la porta. Dammi questo prima. Jack, apri la porta. Guarda, Jack ha trovato una mappa della zona. Mappa della zona, va bene. Bene, andiamo. Ora il calcio. Forse sembra una serratura magnetica. Jack può aprirla. Questo? No. Ah, sì. Jack, pensaci tu. Ma scusa, perché mi fai trovare quest'arma qui se risaliamo semplicemente sullo skiff? Me la fai tenere. È stato stranamente facile. Infatti. Bene, qui abbiamo finito. Torniamo sullo skiff. Scusa, fammi vedere. Ricordiamoci di lasciare un po' di armi sullo skiff, sai, in caso d'emergenza. Ah, meno male, cioè qui. Poni arma. Aspetta. Ma tutte, cioè nel senso se... Ah, vedi, anche il Lancer. Allora, scusa, facciamo una cosa. Che è vero che però... possiamo fare così, guarda. Ma alla fine due ne possiamo posare, no? Una da un lato e l'altra dall'altro. Quindi posiamo il Lancer. Vado a prendere... una di queste armi. Cosa che c'è? L'embar. No, qua munizioni. Overkill. Prendiamo l'embar. Ok. E dopo lo mettiamo su lì. Devo però ricordarmelo. Ok. Ecco, perfetto. Nuova speranza, stiamo arrivando.
Continuo a chiedermi una cosa. JD è l'insediamento 2. Pensi che Marco se lo sapesse? Di ciò che ha fatto? Già. Credo lo sapesse. Hai visto come ha reagito? Sì, a dire il vero, spiega molte cose. Ragazzi, mi ricevete? Marcus, sei già tornato a New Ethira? Appena atterrato, siete vicini a Nuova Speranza? Quasi. Domanda, come sapremo quando saremo arrivati? Ufficialmente Nuova Speranza non è mai esistita. Usavano come copertura il deposito Spedizioni Jameson, quindi cercate dei binari e seguitemi. Binari, capito. Fammi guardare un po' in giro, va. Sì, ma Marcus è Marcus, cioè comunque vabbè che lo conosciamo dal primo. Boh, vabbè. Qua? C'è un cancello qui. Si può aprire? Un altro cancello, ma è vecchia COT. Mi sembrano misure di sicurezza normali queste. No, non direi. Ah, ma possiamo... Fa vedere la mappa. No, la mappa. Allora, qua fatto. Noi dobbiamo andare qua. Esatto. Quindi qua stavamo andando dalla parte giusta. Ma qui... Si apre una nuova area, sembra, eh. Vedere. Jack, vedi che puoi fare. Che... Ah, è criptata. Ah. Per passare serve un livello di sicurezza di cui non ho mai sentito parlare. Bene, qui abbiamo finito. Torniamo sullo schiff. Ah, allora forse ci veniamo dopo. Secondo me sì. Dai, inizio a pensare che i COG abbiano un segreto che non vogliono far sapere. Allora andiamo a Nuova Speranza e vediamo che nasconde. Uno dei tanti. Se per segreti ci sono, non so. Qua? Oh. Possiamo vedere? Vedi? Componente. A parte quanti ne ho? 10. E allora magari posso potenziare qualcosa? La salute. Invisibilità. Zapper. Nucleo. Migliori sistemi di base. Miglioriamo trappola shock. Vedere multitrappola. Piazza una seconda trappola senza distruggere la prima. Questo. Carica veloce, lo stin si ricarica il 25% più veloce. Aumenta la durata dello stin 2 secondi, vabbè. Ok. E invece qui... Invisibilità accelerata. Getto un invisibile più velocemente dopo un'azione. Vabbè, okay, tanto lui è mortale, quindi alla fine che cavolo. Corazza di... Aumenta la salute... Sì, ma... Cioè, finora non è mai morto. Che può far fuoco con lo zapper più a lungo. Questo già che può riportare armi pesanti. No, mettiamo questo. Multitrappola. Piazza una seconda trappola shock senza distruggere la prima. Va bene. Beh, è carina. Se ti piacciono le ristrutturazioni. Qua c'è. Uccide a distanza. Reliquia perché forse è un'arma vecchia. In questo senso. No, ma ho già preso l'embar. Teniamo quello. Uccide a distanza in effetti si usava. Cavolo, chiunque vivesse qui se n'è andato da un pezzo. Nella trilogia usava. E in Judgment. C'è quel modello lì, eh. Va bene, dai, risaliamo, qua abbiamo visto. Andiamo di qua. Kate, treno deragliato!
Ovarra trovata, galleria del treno. A vedere. Si vede. Ah, qui. Qua segna qualcosa, ma è la capanna. Vediamo. Marcus ha detto di cercare dei binari, no? Beh, quella è una galleria ferroviaria. Sì, ma queste non sono le coordinate che ci ha mandato. Guardiamoci. Già che ci siamo. Quindi allora questo lens era ancora più retro di, del retro. Eh sì. Non c'è niente. Non si vede niente qui dentro. Jack, fai luce. Pronto? Ah, sì. Convogli militari. L'unica operazione da queste parti è stata Hollow Storm, quando hanno attaccato le locuste sottoterra. Può esserci roba utile in questi vagoni. Vabbè, ma come armi siamo già a posto. Ma guarda qui. Non ci arrivo, però. Granate, però. Vediamo cosa c'è in quel vagone. Posisci il vagone. Oh, madonna. Non siamo soli, Del! Carrier! Non c'è spazio per muoversi! Beh, ha reagito lentamente. Aspetta, facciamo... Jack, trappola shock! Fagli cadere addosso il ghiaccio! Ah... Poi l'abbiamo elettrizzato. Dai! Anche lì, guarda. E adesso uso l'arco torque, va. Aspetta. Granata! Aspetta, non c'è spazio, no. Au, merda. Oh, non gli sto facendo nulla con l'arco. Sto prendendo male. Aspetta. Fa vedere. Senti, io ti prendo anche così. Oh, adesso che ho preso bene, dai. Dai, girati dalla parte giusta. Bravo. Utilizziamolo. Ce l'ha con Delpe. Usa la pistola. È morto praticamente. Preso. Carriera battuto. Porca miseria. È un promemoria per me. I tunnel bui forse non sono una buona idea. Vediamo che c'è in quel vagone. Non si sa mai. Guarda qua cosa c'era. Munizioni. Adesso lo cambio. Trovo un'altra arma. Granate, alla fine non le ho usate queste qua. Un documento.
Appunti di manutenzione trivella. Sono Dell, ho trovato degli appunti tecnici che spiegano come queste trivelle evitano di surriscaldarsi durante la discesa, roba interessante. Ho trovato gli appunti di un ingegnere COG, riguardano sistemi di raffreddamento per trivelle. Oh sì, lanciavano quelle trivelle dai derrick d'assalto qui vicino. Sai, se trovassimo della tecnologia di raffreddamento potremmo adattarla a Jack, aggiungere un effetto congelante al suo flash. Lascerò a te l'onore. La galleria è pulita. Allora torniamo allo schifo. Sì, ho capito, quando nel 2 sempre. Ci sono un bel po' di riferimenti al 2. Va bene, si è pulita, anche se là c'è un'arma, ma è un'arma di quelle pesanti, però. Ma non riesco. Aspetta. No. Voglio. No, vedi, non si rompe. Vabbè. Lasciamola lì, tanto ce l'abbiamo. Ma dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Non la trovo più. Aspetta. Oh, non trovo più l'uscita. Scusa, io so... Ah, qua. No. No, qui c'è il muro. Ah, qui. Allora bisogna uscire da un'altra parte. E da dove, scusa? No, ho sbagliato tasto. Sì, ok. Ci si arrampica. Ah, ok. Del, possiamo uscire di qui. Ti spingo. Ho un po' di luce. Beh, è stato interessante. Quanto è probabile che Nuova Speranza sarà altrettanto interessante? A questo punto direi parecchio. Ci saranno le locuste, come sempre. Non posso fare... Ah sì, posso fare retromarcio, ok. Ok. Era... Oscar sapeva dell'amuleto di tua mamma? Sai, del simbolo? Lo sapeva. Gliel'aveva detto anni fa. Non sapeva cosa volesse dire, però. E neanche lei. Avranno saputo qualcosa? Forse, ma non è proprio il genere di cose per cui vai in giro a chiedere alla gente. Già, suppongo di no. Beh, qui dobbiamo per forza proseguire a piedi. È qui, sicuro? Cioè, sì, dovrebbe essere tra quegli alberi. Campamento degli estranei. È un accampamento di estranei. Così a nord. Pensi siano del villaggio di Oscar? Forse. Chissà dove sono andati. Qua c'è un altro componente. Snap. Non la voglio. Vedere. Campamento degli estranei. Acqua fatto. Missione secondaria, strano. Strano. Avere una missione secondaria per una serie di Gears. Del, qui. Aspetta. Marcus, non c'è una struttura qui. È tutta vecchia foresta. Fidati di me, è lì. Quindi Jean sa di questo posto? Lo sapeva ogni primo ministro e hanno fatto tutti la stessa cosa. Messo guardie e cercato di mantenere il segreto. Segreti, eh? Vanno di moda di questi tempi. Fatemi sapere quando siete vicini. Controllo, chiudo. Quindi lo sapeva anche Anya, allora. Ma che segreto? Qua. Niente.
mega tronco caduto. Pieno di sti cristalli. Non mi sembra ghiaccio. La tempesta si avvicina. Grandioso. Ah, già che c'era quel problema, sì, è vero, delle tempeste. Qua in effetti ancora non c'è stata una cosa simile. Ecco, un altro sigillo COG. Siamo nel posto giusto. Chi si fiderà di te ora? Troviamo il modo di uscire. Ok. Sempre visioni. Colpi siamo a posto. Delle bozzoli. Strani, COG, Sciame. Solo noi non siamo stati qui. Ok, ho preso il boom shot. C'è qualcosa più avanti! Andiamo a vedere! Forse un uragano, non so. Questo vento. Beh, siamo nel posto giusto, ma l'entrata è bloccata. Troviamo un'altra strada. Deposito Jameson? Forse c'è scritto. Di qua! Merda! Occhio! Ghiaccio in arrivo! Kane, Del, una cosa. Quando sarete dentro, vedete alcune cose non troppo belle sui giorni. Marcus, ti perdiamo! È la tempesta! Proseguiamo! Dobbiamo trovare nuova speranza! Sì, immaginiamo. Immaginavamo segreti non troppo belli. Vediamo. Kate, guarda! La struttura! Davanti a noi! Entriamo! Occhio! Nonna. Ah, no, no, è proprio... Ah, tipo grandine, però più grossa. Madonna. C'è un montone! Le guardie vicine devono essere state corrotte! Facciamolo fuori! Aspetta. Così. Non l'ho preso? Ah, il vento ha deviato il colpo! Ma pensa a te. Mi devo avvicinare. Madonna. Cavolo. Andiamo. No. Fare così. Vediamo se almeno uno. No, sì, uno, dai, uno l'ha preso. Aspetta, vai. Ma guarda. Aspetta, devo colpire dove è rosso più o meno, per fargli più male. Aspetta che qua fin di vita. Ok. Vai, dammi qua. Aiutami ad aprirla! Forza, Jack, andiamo! Più o meno. Sì, siamo dentro ora, nell'edificio principale, credo. Un lungo corridoio con una porta circolare in fondo.
ricevuto. Ti avviso quando lo troviamo. Biogenetica. Lettera intercettata, colonnello Tolma. Chiedo scusa per la contravvenzione al protocollo in cui incorro scrivendole direttamente, ma prego che, in qualità di amico di famiglia, possa aiutarmi con una situazione disperata. Quando il comando mi ha offerto il ruolo di guardia al centro di ricerca di Nuova Speranza, fu definita un'occasione per fare carriera, un'occasione di sostenere la ricerca che avrebbe curato la ruggine polmonare per sempre. Ma non è quello che sta succedendo qui. Mi è stato ordinato di legare i malati ai letti come fossero prigionieri, non pazienti. Ho dovuto immobilizzare bambini urlanti mentre uomini in camice prelevavano loro il sangue, lasciandoli tremanti sul pavimento. Niles Sampson non sta creando una cura, sta creando cose, non so dire cosa siano, nessuno lo sa, ma non può venire fuori niente di buono, glielo assicuro. La prego, colonnello, parli col presidente Monroe. Gli dica che qui la gente soffre, gli dica che il dottor Sampson è impazzito. Motivo particolare? Perché sto leggendo. Non posso più restare a guardare tutto questo. Infede soldato Sir Redburn. In fondo alla lettera c'è una scritta di mano differente, intercettata nell'ufficio posta. Fate sparire Redburn di qui. Pensa a te. Se ci sono segreti scomodi, fanno sparire la gente. Cosa facevano? Esperimenti sugli umani? Cioè, ibridavano umani e locuste, forse? Non so, abbiamo visto qualcosa nel primo, se non ricordo male. Dei vasconi. Però poi, boh, non se n'è più. Del, di qua si passa. Cioè, vabbè, nel 4 poi le locuste usavano gli umani come base per moltiplicarsi, quindi... Boh. Hai sentito? Sì. Siamo soli qui dentro. Non preoccuparti, andrà tutto bene. O quasi, forse. Si spera. Marcus, abbiamo trovato il corridoio e la porta circolare. Sembra che qualcuno l'abbia fatta saltare. Ah, vero. Sono stato io. Me ne ero dimenticato. E adesso? Ok, cercate un altro ingresso. Il laboratorio lo riconoscerete perché è pieno di vasche di stasi. Sì, adesso ho riconosciuto. Sì, aspetta. Era nel primo, forse. Ah, quindi noi siamo già stati qua con Marcus. Sì, questi TV. Me li ricordo che c'era un IA che parlava. Però era il primo. Forse il primo. Sì o no, il terzo non penso. Il primo. Non lo so, un po' di confusione. Però sì, mi ricordo che siamo stati qua con Dom. E c'erano, sì, è vero, quelle vasche di cui ho detto poco fa. Perché... Bene, hai sentito, Marcus. Troviamo un altro modo. Aspetta. Cos'è? Forse abbiamo un problema. Sì, abbiamo un bel problema. È un sorvegliante. Sì. Quando l'abbiamo posseduto. Però attacca solo in corpo a corpo, eh. Ah, non hai più la... Via. Aspetta. Jack, traccia! Ma tanto non lo ferma. È che... Cerco di prenderlo in testa. Ma la pistola, la Bolto, quanto gli fa in testa? Aia. Dove sei? No. Come si para? E vai. Ok. E giù. Che
ci fa un fottuto sorvegliante qui? Il sorvegliante significa che lo sciame vuole trasformare questo posto in un alveare. Oh merda. Troviamo quello che ci serve e andiamocene di qui. La mazza. Ok. Capisci, con la mazza Breaker usando B. Usare T per schiantarla al suolo e stordire i nemici vicini. Ah, però vedi, ha una durata però comunque, non è che possiamo tenerla. Proviamo così. Non ho mai preso un'arma corpo a corpo. Vediamo, dobbiamo andare di lì, ma di qua. Magari c'è qualcosa. No. A parte le munizioni. Dobbiamo andare di qua. Vedere la mappa. Ah no, qua la mappa non c'è. È anche di lì però, aspetta. Proviamo prima di qua. Però non lo so, di lì o di... Fammi vedere la struttura. No, forse di qua è dove dobbiamo andare, o sbaglio, fa vedere. Trova il laboratorio di ricerca. No, non ce lo dice. E vabbè, che ne so io. Andiamo di qua, dai. Merda, ce ne sono altri. Qua si scende. E allora di là. Uffa. Questi dubbi, dai. Ma ce ne sono altri. Dove? Ah. No. Mamma mia, che carmi piccini, vai. Ah, ma mi ha tolto il Lancer, me ne sono accorto adesso. Porca vacca. Pensavo, ok, che era una di quelle armi. Aspetta, vediamo se lo ritrovo. Che vanno, cioè, ad aggiungersi, no? A togliersi. Eccolo. Ok. Madonna. Ho trovato qualcosa. Solleviamolo. Forza, passaci anche tu, amico. No, di qua bisognava andare. Porca vacca, però, vedi? Cioè, ma mettetela una destinazione. Okay, io cosa ne so? Ma che diavolo sono? Cioè. Niente di buono, questo è certo. Dice, devo andare di qua, va bene, allora vado dall'altra parte, guardo tutto. E io pensavo, che ne so, magari il laboratorio è sotterraneo, non è che mi ricordo, dal primo, dal terzo, no, sarà il primo, quando siamo venuti qua, vabbè. Non ho mai visto un desk così. Magari c'erano solo dei documenti, però... Niente. Facciamolo fuori, in silenzio. Dove? Dove che non lo vedo? Ah. Ok. Ora continuiamo così, grazie. Sì. In effetti. Se sono tutti di spalle. Ma quanti di vita ne ha? Non mi sembrano di spalle qui, eh. Cioè, no, sono... Aspetta. Aspetta, questo. Ah, vabbè, ma come faccio? Cioè, questo mi scavalco, mi becca subito. Questi si guardano a vicenda. Qui bisogna sparare, per forza. Proviamo. Dannazione!
Visti? Aprite il fuoco! Silenzio per nulla! No, fatevi spostare. Aspetta. Aia. Dov'è? Ah, qua. Vado di qua, va. Guarda, come... Oh, cioè, dov'è? Aspetta, cosa abbiamo? No, loro erano un po' resistenti. Magari qua la mazza serviva di più. Ciao, aspetta. Granata! Ok. Chi è rimasto? Non lo vedo più. Dove è andato? C'è sto gas qui. Ah, guarda che lì c'è. Madonna. Aspetta, ma sto gas sarà un gas tossico. Perciò io volevo prendere l'arma qua. Infatti. Vai, scavalca. Ma porca vacca. Niente. Vabbè. Vediamo se... No, ma è mia carica... Aspetta, carica c'è poi il precedente. Ne approfitto. Scusate, eh. Ne approfitto. Ok, mi fa rifare da qua. Allora, ci vediamo. Siamo dentro ora. Nell'edificio principale, credo. Ci vediamo. Sì. Ricevuto. Ti avviso quando lo troviamo. Ah, qui non ero andato. Attenzione. Ci vediamo a quando dobbiamo scendere quelle scale. Sì, no, perché la cosa mi ha dato fastidio, devo dire. Visto che sono morto. Ok. Stavolta andiamo a vedere. Vado a vedere qua. Sì. Vediamo dove porta. Vediamo dove porta. Non porta da nessuna parte. Ah, vedi. Apri, Jack. Ah, sì, vabbè, c'era roba extra, ok. Però, cioè, mi ha dato fastidio saltare. Tre componenti trovati. Mi sono poi preso la mazza del sorvegliante, così adesso che l'ho provata... Almeno me la tengo per dopo, anzi per adesso, direi. Ok, mo, vabbè, ci rivediamo, dai, direttamente dai DB infetti. Ok. E rieccoci qua, nel punto di prima, però stavolta ho la mazza, nel caso serva, tirare di mazza. No, vedi che lì il gas c'era anche prima. Solo che non ci ho fatto caso. Però qui in silenzio come supero sto pezzo, scusa, eh. Stavolta vado di qua, guarda. Dannazione, ci hanno visti. Aprite il fuoco. Tanto silenzio per nulla. Aspetta. Vai, vai. Usa la trappola. Ok. Scoppia. Ok. Ah, quelli non si sono mossi. Ok. Ah, giusto, magari usando la trappola shock. Aspetta. Solo che stavolta non vado più lì per l'arma. No, questo è rivolto verso di me. Vabbè, ci provo lo stesso. Ok. Ok. Meno male. No. Non ci vado, no, decisamente. Questo. Ah, porca. Se ne sono accorti. Aia. Attivatevi tutti. Attivatevi tutti. Ok. Guardate in uscita! Aia. Ok.
Oh, 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 questo. Questo continua. Preso. Ah. Chi è rimasto? Lui. Sei abbastanza duro. Ok, non ho usato neanche la mazza. Siamo a posto. Ma attenzione, ci sono altre perdite di gas qua giù. Sì, l'ho notato. Ho notato e non posso prendere. Olio, le granate sì. Però mi tengo queste, dai. Del, un corridoio attraverso il gas. Bisogna correre. Ok. Ok. Ok, l'altra parte. Quei maledetti reietti. Dove? Allora. Corvo! Oddio. Aia, è vero. Fai così. Fai così. Vai. Ah. Dov'è? Dai, vieni qua. Sembrano delle... Madonna. Casino. Ah. Qualcuno mi... grazie. Non si capisce niente. Aspetta. Mamma mia. No. Maledette bombe. Aspetta. Dove cavolo è andato? Piovono succhia sangue. Ora, aia. Ma no. Dai, elettrizziamole. Piazzo qui. Chiunque passi. Ah, adesso arrivano. Aspetta. Dov'è? Aiuto. Aspetta. Ah, ok. Sono dure da buttare giù queste, oh. No, perché non ha... Merda. Arrivo. Non ha funzionato, l'ho premuto lo steam. No, no, pensavo che erano munizioni. Scusa. Aspetta. Guarda, mettila qua, mettila qua. Ok. Venite qui. E vai. Oh. Oh merda. Ce l'abbiamo fatta. Sai, vorrei davvero trovare questo lavoro. Sì, sì, facciamo così. Sì, siamo già qua. Proprio per quello. Cioè. Mamma mia. Temibili comunque. Ok, penso di aver preso tutto. Andiamo avanti.
avanti.